Allora, buonasera, benvenuti a questo terzo incontro del nostro ciclo di lezioni, l'agire pastorale nella contemporaneità. E questa sera è con noi padre Antonio Spadaro. Padre Antonio Spadaro che farà una relazione dal titolo La letteratura e discernimento culturale evangelico. Padre Antonio Spadaro, insomma, lo conoscete un po' tutte, è un giornalista, è uno scrittore, ma come dire, è un appassionato veramente di letteratura. È in questa veste un po' che l'abbiamo invitato, perché la nuova evangelizzazione ha veramente tanto bisogno di buona letteratura. È sicuramente uno strumento di evangelizzazione di grande potenzialità, ecco. E che va sfruttata meglio e lui è sicuramente una di quelle persone che ci può guidare, ci può dare degli insegnamenti su come si possa inserire la letteratura in un'azione pastorale. Tra l'altro mi ha appena così regalato, omaggiato di questo bellissimo libro, La pagina che illumina, scrittura creativa come esercizio spirituale. È bellissimo, insomma, lo leggerò con grande passione. E so che sta per uscire per la nave di Teseo un dialogo sulla fede con il regista Martin Scorsese. Quindi, insomma, belle pagine di testimonianza che, insomma, ci dimostrano quanto sia importante proprio per la promozione pastorale della Chiesa agire in questi campi. Chi è padre Antonio Spadaro? Lo conoscete, ma leggo giusto due indicazioni biografiche. È un gesuita, è nato a Messina il 6 luglio 1966 e è dal 1 gennaio 2024 sottosegretario del Dicastero Vaticano per la cultura e l'educazione. Per 12 anni è stato direttore della rivista La Civiltà Cattolica, penso che la conosciate, e sotto il suo impulso l'antica rivista dei Gesuiti ha avviato 8 edizioni oltre a quella italiana. Quindi in inglese, spagnolo, francese, cinese, giapponese, russo, coreano e portoghese. Ha attivato una forte presenza digitale e un'ampia collaborazione di scrittori gesuiti da ogni parte del mondo. Ha conseguito il dottorato qui, in Gregoriana, in teologia fondamentale, nel 2000, dove ha anche insegnato per alcuni anni, come professore invitato sia nella facoltà di scienze sociali che a teologia. Dal 2017, per 2 mandati consecutivi, è divenuto membro del Board of Directors della Georgetown University di Washington, ha fondato l'ufficio romano di questa università, è iscritto all'Ordine dei giornalisti, credo che leggiate insomma i suoi articoli anche sull'Osservatore Romano, e ha partecipato come membro di nomina pontificia ai sinodi dei vescovi del 2014, 2015, 2018, 2019 e 2023. Segue Papa Francesco nei suoi viaggi apostolici facendo parte della delegazione ufficiale della Santa Sede dal 2016. Quindi, insomma, è veramente un privilegio averlo qui con noi, perché io so, mi rendo conto di quanti siano i suoi impegni, e quindi ci ha veramente fatto un regalo omaggiandoci di venire qui e ci parlerà di letteratura. Lui alle 6 dovrà, insomma, partire, quindi farà una sua relazione, poi qualche domanda da parte vostra e poi, insomma, lo lasciamo andare, perché mi rendo conto che veramente è tanto impegnato. Prego, padre Antonio. Grazie di questa presentazione, sono quasi spaventato, verrebbe da andare via, perché mi sento veramente molto, molto accolto, e questo ti ringrazio, Paolo. E questa, sono contento anche di tornare in Gregoriana per poter parlare con voi. Il mio tema, lo avete letto, lettura e discernimento culturale evangelico. Chiaramente per lettura io qui intendo lettura poetica o lettura di un testo letterario, e quindi non una lettura saggistica. Allora, la questione innanzitutto che vorrei porre è: a che cosa serve la letteratura? Mettendo questo serve tra virgolette, perché la letteratura non serve, no?
Nel senso che non è a servizio, non è asservita a qualcosa. Però certamente vi sarà capitato di leggere una poesia, di leggere un romanzo e di aver avuto un impatto, di sentire che questa lettura ha avuto un impatto sulla vostra vita, ha avuto un significato, un rilievo. Vi è mai capitato di leggere una poesia e di venire colpiti da questo, senza sapere magari bene perché? Allora, c'era un grande scrittore critico, Charles Dubos, che si chiedeva che cos'è la letteratura degna di questo nome, la sola che ci riguardi e che abbia sempre avuto un valore per me, questo per me è estremamente importante. Non è possibile affrontare il testo letterario con un approccio tecnico, esclusivamente tecnico, perché la letteratura, e questa è la tesi fondamentale di quello che vorrei dirvi, è un fatto spirituale. E vorrei anche iniziare con una poesia di un autore che amo molto, qualcuno qui mi conosce da molto tempo, quindi sentirei ripetere questa poesia per l'ennesima volta. Questo autore si chiama Raymond Carver, che è uno scrittore statunitense, e che ha scritto delle poesie in un linguaggio assolutamente ordinario, perché riteneva che la comunicazione poetica, diciamo l'espressione poetica, non fosse necessariamente legata a un linguaggio altro, differente, aulico, diverso rispetto a quello che siamo abituati a usare tutti i giorni. E questo scrittore, morto in età, insomma, prematuramente, abbastanza giovane, ha scritto questo Late Fragment, ultimo frammento, e ve lo dico in inglese e poi lo traduco in italiano. And did you get what you wanted from this life? Even so, I did. And what did you want? To call myself beloved, to feel myself beloved on the earth. E hai ottenuto quello che volevi da questa vita, nonostante tutto? Sì. E cos'è che volevi? Potermi dire amato, sentirmi amato sulla terra. La letteratura serve solo se ha a che fare in un modo o nell'altro con ciò che vogliamo veramente dalla vita, cioè se entra in un rapporto forte, reale, con la nostra esistenza concreta, con le sue tensioni esistenziali, con i suoi desideri, i suoi significati. Il rapporto tra la vita e la letteratura è sempre stato inquieto, sempre stato complesso. Si potrebbe addirittura scrivere una storia di questa relazione tra la letteratura e la vita. Per esempio Jean Cocteau scrisse a Jacques Maritain: «La letteratura è impossibile, bisogna uscirne ed è inutile cercare di tirarsene fuori con la letteratura stessa, perché solo l'amore e la fede ci consentono di uscire da noi stessi». Interessante, cioè la letteratura è impossibile, bisogna uscirne, perché solo la fede e l'amore ci consentono di uscire da noi stessi. Jean Cocteau non era certamente un credente e scriveva a Jacques Maritain che lo era. Quindi è come dire che alla fine del percorso di un'esistenza, interessante vedere come gli scrittori si rapportano alla loro opera alla fine della loro vita. Allora, come se in definitiva uno si rendesse conto che la letteratura non è sufficiente. Pier Vittorio Tondelli, uno scrittore italiano scomparso a 36 anni nel 91 per AIDS, scrisse tra i suoi ultimi appunti: «La letteratura non salva mai». Però se non salva mai vuol dire che in qualche modo si è pensato che potesse salvare. Sono parole che ricordano drammaticamente anche gli ultimi versi di Clemente Rebora, un poeta che si è poi convertito e diventato sacerdote e religioso. Devo dire personalmente che a me piacciono le poesie. Era più grande poeta quando non era credente. Quando è diventato credente ha scritto poesie, però devo dire non mi piacciono. Però questa è una cosa evidentemente personale.
Però appunto lui, da sacerdote religioso, alla fine scrisse: lungi da me la scappatoia dell'arte per fuggir la stretta via che salva. O anche Gerald Malley Hopkins, un grandissimo poeta inglese, che quando si convertì dall'anglicanesimo al cattolicesimo decise di farsi, ahimè, gesuita, e da quel momento visse un rapporto molto teso col suo essere poeta, a tal punto che in realtà non pubblicò mai nulla, praticamente, quasi, da gesuita. Poi le sue poesie furono pubblicate successivamente, un grandissimo. Che farsene dunque di parole scarse, forse senza sole, come diceva Sandro Penna, o qualche storta sillaba e secca come un ramo. Qual è la consonante che ricorre più spesso in questi versi che vi ho letto? Ripeto, scarse parole, scarse forse senza sole, qualche storta sillaba e secca come un ramo. Qual è? Che è la parola del silenzio. Sotto, no? C'è il silenzio. L'appello a un silenzio. Allora, vedete questo rapporto conflittuale, per cui fai quasi a pugni, no, tra la tua vita e la parola poetica, in questa tensione espressiva, ma nello stesso tempo hai l'impressione che questa non riesca in definitiva, no, ad avere un ruolo salvifico. Allora, l'uomo fa sempre esperienza di vivere, ma spesso la fa in maniera distratta, poco attenta allo stupore, alle domande. Vive immerso nel concreto, nell'orizzonte delle cose di tutti i giorni. Ha spesso cose da fare a sufficienza e anche di un certo interesse. La letteratura di frequente ha espresso in maniera efficace questo sentimento del tempo. Per esempio Montale, nella sua poesia Non chiederci la parola: ah, l'uomo che se ne va sicuro, agli altri e a se stesso amico, e l'ombra sua non cura che la canicola stampa sopra uno scalcinato muro. Ah, l'uomo che se ne va sicuro, amico a se stesso e agli altri, che non si cura molto dei problemi del mondo, dei problemi della sua vita, e non si cura del fatto che la canicola è il sole forte, stampa la sua ombra su un muro scalcinato. Avete presente magari d'estate, quando c'è questo sole, la vostra ombra viene proiettata su un muro, no, un po' distrutto. E allora è bella questa immagine, perché c'è l'uomo che se ne va sicuro, tranquillo, però la sua ombra è proiettata su un muro scalcinato, su un muro che non regge. Allora, ecco, sono solo degli esempi, evidentemente, per immergervi un po' in questo clima che la poesia è capace di rendere, cioè il rapporto tra l'uomo e la sua vita. Ecco il significato dell'opera letteraria. Forse, come diceva Marcel Proust, un altro grande scrittore francese, l'opera letteraria è una sorta di strumento ottico, quasi un laboratorio fotografico che permette di sviluppare ciò che forse senza il libro l'uomo non avrebbe osservato dentro di sé nella sua vita. Non vi è mai capitato, per esempio, di leggere un libro e poi a un certo punto di rimanere un po' fermi e pensare a cose che avete vissuto? O anche un film, la stessa cosa. Un film, di avere la percezione che quell'esperienza l'hai vissuta. E quelle parole o quelle immagini stanno esprimendo bene quell'esperienza. Ecco, in qualche modo la lettura diventa un laboratorio fotografico che permette di sviluppare le lastre della vita, quelle lastre fotografiche che altrimenti rimarrebbero nere, non sviluppate, senza senso. La letteratura come laboratorio fotografico nel quale è possibile elaborare le immagini della vita. Ecco quindi a cosa serve la letteratura: a sviluppare le immagini della vita. Un'altra bella immagine, più diciamo vicina probabilmente a noi, è quella che conosciamo meglio, è quella della la letteratura come stomaco, la ruminatio,
termine latino che ricorda appunto un modo di leggere, di fare lectio divina. La ruminaccio della mucca, che altri autori come Guillaume de Saint-Thierry o Jean-Joseph Sorin, un altro grande gesuita, hanno sviluppato parlando dello stomaco dell'anima, la lettura come lo stomaco dell'anima. C'è una bella espressione, a volte anche nei dialetti, per esempio nel mio, che sono siciliano, si parla di uccalamma, bocca dell'anima. Allora, la lettura come un luogo in cui puoi digerire l'esperienza che fai, perché altrimenti la butteresti giù intera, ma non saresti in grado di elaborarla. Michel de Certeau, questo grande gesuita, che è poi anche molto caro al Papa, ha indicato una vera e propria fisiologia della lettura digestiva, che permette di assimilare la realtà, l'esperienza. Ancora un'altra esperienza concreta, ho bisogno di parlare di esperienze concrete, perché la letteratura è concreta, non è teoria, no? Bartolo Cattafi, un poeta siciliano non conosciutissimo, ma straordinario, forse uno dei più grandi del Novecento. È nato 100 anni fa. Lui scrive: la storia dei miei versi non può che coincidere con la mia storia umana. Quella del poeta è, secondo me, una pura e semplice condizione umana. La poesia appartiene alla nostra più intima biologia, condiziona e sviluppa il nostro destino. È un modo come un altro di essere uomini. Poesia è dunque per me avventura, viaggio, scoperta, tentata decifrazione del mondo, cruento atto esistenziale. Tentata decifrazione del mondo. Decifrazione. Qual è il titolo che avete qui dietro alle mie spalle? Lettura e discernimento culturale evangelico. Il discernimento è una forma di decifrazione. Decifrazione. Comprendere se stessi, comprendere la realtà, comprendere il nostro tempo. Discernimento culturale evangelico, decifrazione di ciò che viviamo. Ma che cos'è questo discernimento culturale? Possiamo definirlo come la capacità critica di leggere la realtà e la cultura che essa incarna, cogliendo quali sono i suoi atteggiamenti profondi, i suoi significati, le sue tensioni fondamentali. Per usare l'immagine che avevo usato prima, l'immagine di Marcel Proust, il discernimento è la camera oscura fotografica. No? Sapete cos'è la camera oscura? No, perché ormai non si usa più, si fanno le foto col cellulare, quindi non si sviluppano più le fotografie. Questo sarebbe un altro discorso da fare. No? Abbiamo perso l'elaborazione, lo sviluppo, e abbiamo la condivisione e la post-produzione, ma questo poi magari riguarda un altro discorso. Però il discernimento è questa camera oscura che permette di sviluppare le lastre fotografiche della nostra vita che altrimenti rimarrebbero oscure. Insomma, è vero quello che ha scritto un grande professore di questa università, René Latourelle, quando scrisse: la letteratura scaturisce dalla persona in ciò che questa ha di più irriducibile, nel suo mistero. È la vita che prende coscienza di se stessa quando raggiunge la pienezza di espressione, facendo appello a tutte le risorse del linguaggio. Così il tipico problema dello scrittore di racconti confermerebbe un'altra grande scrittrice che tutti i miei amici hanno letto, perché sono altro perché li obbligo, e che è Flannery O'Connor, grande scrittrice cattolica americana. Allora, il tipico problema dello scrittore di racconti, ha scritto lei, è come far sì che l'azione descritta riveli quanto più è possibile il mistero dell'esistenza. Quindi la letteratura ha a che fare col mistero dell'esistenza.
Quando questo discernimento, questa elaborazione fotografica, questa camera oscura, no? Quando questo discernimento è operato alla luce del Vangelo, allora si può parlare distintamente di un discernimento culturale evangelico. Che cerca, cosa fa questo discernimento culturale? Cerca di riconoscere la presenza dello Spirito nella realtà umana e culturale. Il seme già piantato della sua presenza negli avvenimenti, nelle sensibilità, nei desideri, nelle tensioni profonde dei cuori, nei contesti sociali, culturali e spirituali. Nel discernimento culturale non si tratta mai di scegliere o Dio o il mondo, ma piuttosto di cercare e riconoscere Dio nel mondo che lavora per portarlo a compimento. Allora, il discernimento culturale evangelico rende testimonianza alla creatività dello Spirito che è all'opera sempre e dovunque. Su questo vorrei spendere una parola in più, proprio per comprendere di cosa sto parlando, cioè del discernimento culturale ed evangelico. A volte c'è l'impressione, anche perché questo è un corso che parla dell'agire pastorale, no? Quindi un corso di pastorale. A volte c'è l'impressione che l'azione pastorale sia quella di portare il Vangelo. Dove direte, sì, non è così. Sì, certo, è così. Però attenzione, perché a volte si ha un protagonismo, un soggettivismo, no? Molto forte, per cui si ha l'impressione che nella realtà il Vangelo non ci sia. Arriviamo noi e ce lo portiamo. Ma dimentichiamo completamente che lo Spirito è già attivo nella storia, prima che tu arrivi. Quindi il discernimento è la capacità, innanzitutto, la capacità di riconoscere come lo Spirito agisce e già è all'opera in una cultura. Allora, l'espressione letteraria, l'espressione poetica, come le altre espressioni artistiche, sono un luogo privilegiato per comprendere questo. Comprendere il seme è già piantato, come lo Spirito è già all'opera. Quindi il discernimento viene prima, no? dell'azione cherigmatica, dell'annuncio. E non può esserci annuncio che non abbia prima una base di discernimento. Per comprendere, perché a volte si ha l'impressione che Dio abbia abbandonato la storia, il mondo, no? Che ormai qui ci sono solo lupi e leoni. E poi invece siamo noi gli angioletti che veniamo a portare, no? Il messaggio del Vangelo. E invece no. E poi il problema è anche che noi a volte tendiamo a ritenere che Dio sia in un luogo, cioè a geolocalizzare Dio, no? Come se ci fosse un GPS, cioè dire Dio è qua e non può essere che qua, ma lì non ci può essere, no? Lì no. E non è così. Allora, il discernimento aiuta a superare questo schematismo ed essere aperti a riconoscere dove Dio è all'opera, ed è all'opera ovunque. Facciamo un esempio biblico concreto che riguarda la lettura di un testo letterario. Sto parlando di qualcosa che voi conoscete molto bene. Quella che ho descritta è una dinamica interpretativa che possiamo riconoscere nello stesso testo biblico. Sfogliando la Bibbia incontriamo molti testi poetici, dai Salmi, il Cantico dei Cantici, gli Inni Paolini. Forse è possibile anche reperire luoghi nei quali appaiono testi poetici che sono riscrittura teologica di inni pagani. Per esempio il Salmo 29, che in origine era un cantico a Baal, e che è un'operazione vertiginosa, perché in fondo è la valorizzazione di un inno religioso a una divinità pagana e quindi contraria, no? alla mens, diciamo. Del popolo ebraico che riteneva esserci un solo Dio. È un'operazione spericolata perché raccoglie e riconosce in quell'espressione religiosa qualcosa che si può attribuire all'unico Dio.
Possiamo anche riconoscere questa lettura nel famoso brano di Atti 17, no? Degli Atti degli Apostoli, lì dove si parla della presenza di Paolo all'Areopago. In particolare Paolo, parlando di Dio, afferma, Paolo che in questo caso è uomo di discernimento culturale evangelico, in lui, Atti 17, 16, 34, parlando di Dio afferma sì, in Lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, come anche alcuni dei vostri poeti hanno detto, perché di Lui stirpe noi siamo. Atti 17, 28. In questo versetto sono presenti due citazioni, una indiretta nella prima parte, dove si cita il poeta Epimenide del VI secolo a.C., che riecheggia la triade platonica di vita, movimento ed essere, ed una diretta, cioè i fenomeni del poeta Arato di Silo del III secolo a.C., che canta le costellazioni e i segni del buono e del cattivo tempo. Quindi Paolo è consapevole di questi poeti, come non lo so, ma certamente qui lui si rivela radicalmente lettore di poesia e lascia intuire il suo modo di accostarsi al testo letterario, che non può non far riflettere in ordine proprio a un discernimento culturale ed evangelico. Poi egli, come sappiamo, verrà definito dagli ateniesi spermologos, cioè cornacchia, chiacchierone, ciarlatano, ma letteralmente raccoglitore di semi, perfetta definizione. Quella che era certamente un'ingiuria sembra paradossalmente una verità profonda. Paolo raccoglie i semi della poesia pagana e esce da un atteggiamento di indignazione, perché Paolo in realtà, andando verso l'Areopago, è indignato. Se voi rileggete quel brano, il suo atteggiamento di desolazione all'inizio. Però poi giunge a riconoscere gli ateniesi, come li definisce così, religiosissimi. Non è questo il luogo ovviamente per indagare la pericope nei suoi dettagli, e poi qui avete fior fior di biblisti, ma non si può sorvolare in questo contesto sul fatto che Paolo prima è indignato e poi riconosce, no? Definisce gli ateniesi religiosissimi e parla loro parlando di Dio attraverso i loro poeti. Allora qui c'è un salto, che non, come si spiega? Dalla rabbia al riconoscimento e alla lode, dalla rabbia alla lode, cosa porta Paolo nel giro di due versetti a cambiare completamente atteggiamento? Allora, o captatio benevolentiae, quindi qui Paolo fa l'ipocrita e pur essendo indignato vanta e loda gli ateniesi cercando di attirare la loro benevolenza, oppure camminando ha vissuto un processo di discernimento. È successo qualcosa dentro di lui. Paolo, io credo più alla seconda che alla prima, considerando anche il carattere di Paolo, che non era certamente facile, credo più, sì, alla seconda, e Paolo si è fatto lettore, si è fatto attento alla fondamentale esperienza umana del desiderio di Dio che si è espressa attraverso dei versi poetici. Paolo si pone in un discernimento di consolazione capace di rompere le lenti negative di lettura che scorgono soltanto decadenza e falsità, per vedere Dio all'opera, presente in modo creativo nella cultura umana, nei testi poetici e letterari, come in questo caso. Che cosa ha fatto quindi Paolo? Potremmo rispondere con le parole di Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, che ha scritto, no, una lettera. Lui stesso era poeta, intanto, e comunque ha parlato, ha scritto agli artisti, e affermando che la poesia scopre gli abissi che abitano l'uomo, scopre gli abissi che abitano l'uomo, mentre la rivelazione e poi la teologia li assumono per dimostrare come Cristo giunge ad attraversarli e illuminarli. Il punto è che se non scopriamo gli abissi, il messaggio evangelico che cosa attraversa e illumina? Il nulla.
E allora la predicazione, come direbbe invece Papa Francesco, diventa rispondere a domande che nessuno si pone. Vaniloquio. Allora bisogna riscoprire l'abisso. E la poesia, la letteratura aiutano a far luce su questi abissi. Un evidente esempio di questa illuminazione dell'abisso è costituito dai versi di quel poeta che vi citavo prima, Bartolo Cattafi, che comprende bene questa potenza della poesia. Infatti osserva che il lato tombale, così lo definisce, delle cose, quello che vela il loro vero disegno, il loro volto luminoso, viene svelato nei versi della sua poesia. Lui parla del lato tombale delle cose. Capite questa, la potenza di questa immagine? Il lato tombale è quello di una tomba chiusa, quello dietro, cioè che poi chiudi, quello che non si vede. E che quindi, no, richiede uno svelamento. E scrive: tutto è pazienza e attesa che ribalti la pietra pasquale, il lato tombale delle cose, dall'altra parte il vero disegno, il volto luminoso, il regno, il regno, il regno. Allora, però bisogna sapere che c'è questo lato tombale delle cose, che poi la Pasqua di Resurrezione rivela. Quindi Cattafi comincia a vedere in superficie, ma la sua angolazione visiva è tale che continua a vederla, no? La superficie dopo averla oltrepassata. A questo punto lo scrittore giunge a ciò che sta in fondo al reale, sollevando la pietra tombale, svelando l'altro lato della vita. Solo la poesia può cogliere queste parole impalpabili, no? Perdute sull'altro lato, l'altro lato della vita. L'enigma del mondo è dichiarato, questo lato tombale, che viene ribaltato in una splendida poesia che si chiama Costrizione. Ve la leggo. Siamo ora costretti al concreto, a una crosta di terra, a una sosta di insetto, nel divampante segreto del papavero. Rileggo. E poi vi chiedo quali sono i suoni che dominano in questa poesia. Quindi quali sono le consonanti che dominano. Siamo ora costretti al concreto, a una crosta di terra, a una sosta di insetto, nel divampante segreto del papavero. Cosa sentite? Siamo ora costretti al concreto, a una crosta di terra. Solo la C? La T? R, esatto. Allora, questo, cioè, questa cozzaglia di consonanti che sono S, C, T, R, che fa... No, questo è il rumore. Siamo ora costretti al concreto, a una crosta di terra, a una sosta di insetto nel, adesso questo verso, divampante segreto del papavero. Ve lo leggo meglio. Nel divampante segreto del papavero, la P, che è uno scoppio. Allora, pa. Allora, questo è la... No? Allora, attraverso i suoni che questa poesia esprime, tu hai fatto un discernimento profondo sulla realtà e scopri qual è il senso. Più azione pastorale di questa penso che non ci sia, perché è immediata, è profonda, capace di svelare la lastra fotografica scura dell'esistenza. In questi versi scarni, no, ma molto densi, Cattafi sembra definire la condizione umana come costrizione al concreto. Ma questa la forza di questa condizione non è da intendersi come condanna, ma come legame insuperabile e imprescindibile. La terra non è opzionale per l'uomo, è lo spazio
il luogo in cui deve affondare le proprie radici per vivere. Ma non basta, subentra l'altra immagine, quella del tempo. L'uomo è costretto alla terra per la durata di una sosta di insetto. Avete presente un insetto che si posa e poi va via? Il tempo dell'uomo sulla terra non è l'eternità, non è neanche lo svolazzare di una farfalla o di un uccello, ma l'infimo e stordito poggiarsi di un insetto. Ma la crosta della terra e la sosta dell'insetto sono circoscritti dentro un mistero, no? In cui la parola del poeta affonda in maniera sonora la lama, il divampante pante segreto del papavero. L'enigma del mondo è tutto affidato al divampare del papavero, a questa immagine così rossa, no? Aperta, solare. Quello che sto cercando di fare, come capite, non è fare una lezione sul discernimento culturale, ma in qualche modo è farvi vedere come concretamente è possibile leggere un testo. Certo, ci sono dei testi che naturalmente si prestano a una lettura aperta, religiosa, no? Direi quasi cherigmatica. D'altra parte però ci sono dei testi che invece mettono in luce l'angoscia dell'esistenza, testi che sembrano lontanissimi, no, dall'esperienza cristiana, testi che parlano della disperazione, della vita senza senso. E il punto qual è? E su questo mi affido alle riflessioni di Karl Rahner, che è grande teologo, che ha scritto dei saggi sulla letteratura, che tempo fa poi ho pubblicato anche in italiano. Lui dice che lo scrittore, in quanto essere umano, è comunque soggetto all'azione della grazia. Cioè l'esperienza spirituale, questo è il senso del discorso, non è riservata a coloro che pregano. L'azione di Dio per il cristiano, cioè il cristiano sa che Dio agisce nella storia e nell'uomo, al di là del fatto che lui lo voglia, lo riconosca e lo accetti. L'azione della grazia è azione della grazia. E, come diceva Flannery O'Connor, l'azione della grazia avviene in un territorio tenuto in gran parte dal diavolo, le diceva. Cioè, quindi lo scrittore agisce e scrive sempre sotto l'influsso della grazia, accettandola o rifiutandola. E allora ecco farsi avanti prepotentemente una domanda. E se ci fosse una negazione del cristianesimo e della sua visione del mondo e delle cose, che succede? Allora, quello che è importante per una lettura, nella lettura per un discernimento culturale evangelico, è avere un'estrema prudenza. Diceva Sant'Ignazio negli Esercizi Spirituali che è da presupporre che un buon cristiano deve essere propenso a difendere più che a condannare l'affermazione di un altro. E non, se non può difenderla, cerchi di chiarire in che senso l'altro la intende, e se la intende in modo errato, che la corregga benevolmente. Cioè, bisogna stare attenti a non giudicare subito. Chi sono io per giudicare, diceva il Papa, no? Una volta. Allora, per giudicare immediatamente e condannare un'opera, anche d'arte, come contraria alla visione cristiana dell'esistenza. Perché a volte il lettore cristiano, a causa di una mentalità non sempre adeguata al momento storico e forse mosso da una certa sensibilità personale, non riesce a comprendere quello che l'autore sta dicendo, il suo bisogno profondo. A volte ci sono degli autori che scrivono rivelando il calco, il negativo di Dio, no? C'è un'immagine fotografica, c'è il positivo e il negativo. Così, se voi fate uno stampino, diciamo uno stampo, c'è il calco vuoto e poi l'opera. Allora, a volte c'è un tale bisogno, cioè la disperazione è talmente espressiva del desiderio di Dio, di una salvezza, che quel messaggio è ancora più forte di un messaggio che invece proclama una notizia buona.
Cioè ci sono dei romanzi della disperazione, delle poesie dell'assenza di Dio che sono uno struggente, sono una struggente espressione del bisogno di Lui. E quindi non bisogna mai aver paura di una onesta rappresentazione dell'esistenza che paradossalmente può entrare in contrasto con quella che è una visione cristiana. Non bisogna temere per la fede. Diceva Flannery O'Connor, scrittrice cattolica, appunto americana, già citata più volte in questo incontro, è quando la sua fede è debole, non quando è forte, che il singolo avrà paura di un'onesta rappresentazione romanzesca della vita. E allorché sussiste la tendenza a incasellare lo spirituale e a farlo risiedere in un certo tipo di vita soltanto, il soprannaturale è destinato a poco a perdersi. Cioè la letteratura ci fa perdere gli schemi, i modi ordinari, abituali e forse troppo sorridenti, ottimisti, no? Di vedere l'esistenza cristiana. Cioè è una onesta rappresentazione dell'esistenza, che a volte è cruda, crudele, difficile, e però in questa difficoltà è possibile leggere, no? Un desiderio profondo. Ecco, allora questo significa discernimento. Non basta vedere uno spettacolo di desolazione o leggere una poesia o un romanzo desolato per dire lì non c'è Dio, perché probabilmente c'è un bisogno di Dio molto profondo. E questo serve, cioè la letteratura diventa un banco di prova del discernimento, un riconoscere, no? Dov'è Dio e dove Lui si manifesta instillando nell'anima il bisogno di Lui. C'è un grande scrittore svedese che amo molto, si chiama Stig Dagerman, morto suicida, che ha scritto un libretto che tutti voi dovreste leggere. Farò fare grandi affari alla casa editrice Iperborea che l'ha pubblicato. Il nostro bisogno di consolazione, si intitola, piccolo. E lui scrive all'inizio, proprio inizia così: mi manca la fede e non potrò mai quindi essere un uomo felice. Perché un uomo felice non può avere il timore che la propria vita sia solo un vagare insensato verso una morte certa. Non ho ereditato né un Dio né un punto fermo sulla terra da cui poter attirare l'attenzione di un Dio. Non ho ereditato nemmeno il ben celato furore dello scettico, il gusto del deserto del razionalista o l'ardente innocenza dell'ateo. Non oso dunque gettare pietre sulla donna che crede in cose di cui io dubito, o sull'uomo che venera il suo dubbio come se non fosse anch'esso circondato dalle tenebre. Quelle pietre colpirebbero me stesso, perché di una cosa sono convinto, che il nostro bisogno di consolazione che ha l'uomo non può essere soddisfatto. Io non so come leggete voi questa cosa. Ah, qualcuno potrebbe dire: ma che disastro, che cosa tremenda, il nostro bisogno di consolazione. Allora questo non crede in niente, la sua vita è disperata. Io vedo un bisogno di fede in queste pagine che non riesco a trovare in altre. Mi affascinano perché colgo col mio discernimento personale una forza, una potenza, no? Di bisogno, il nostro bisogno di consolazione, proprio il titolo poi, che non riesco a trovare in altre espressioni. Quindi anche la letteratura dell'assurdo può lavorare profondamente un animo che non si pone nessun problema, che è alieno dalle questioni forti della vita, con una scossa, un elettroshock, diciamo così, ponendo questioni importanti. Concludo con un'altra poesia di Per Lagerkvist, altro grande premio Nobel, quindi straordinario, poeta svedese anche lui come Stig Dagerman. Uno sconosciuto è il mio amico, uno che io non conosco, uno sconosciuto, lontano, lontano.
Per lui il mio cuore è pieno di nostalgia, perché egli non è presso di me, perché egli forse non esiste affatto? Chi sei tu che colmi il mio cuore della tua assenza, che colmi tutta la terra della tua assenza? Grazie.